Benvenuti al nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata alle anticipazioni della famosa Daily Soap di Rai 1. Stiamo parlando dei Paradisi delle Signore. Le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al grande magazzino promettono nuovi colpi di scena. La trama delle puntate che vanno in onda da mercoledì 26 a venerdì 28 dicembre si concentrano sul destino infausto del paradiso. Umberto Guarnieri assapora la sua vittoria mentre la figlia Marta lotta contro il tempo per salvare il magazzino. Che tra i due la spunterà punto di domanda? Punto il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 26 al 28 dicembre 2018. Puntata mercoledì 26 dicembre, Silvia scopre una macchia di rossetto sul colletto della camicia di suo marito Luciano. Incomincia a sospettare che il consorte abbia una relazione extraconiugale. Il discografico Walter Belli non molla l'osso. Inganna Tina facendole firmare un contratto esclusivo. Vittorio Conti accompagna Marta Guarnieri a cercare un suo prezioso quadro di famiglia che potrebbe salvare il Paradiso delle Signore. Puntata giovedì 27 dicembre. Clelia Calligaris e il ragioniere Cattaneo tentano di dimenticare quel bacio focoso che si sono dati a Natale. Nel frattempo, Luciano cerca in tutti i modi di ottenere una proroga dalla banca Guarnieri con scarso successo mentre la figlia di Umberto chiede a Luca Spinelli di aiutarla a vendere il quadro di famiglia, sperando di ottenere una somma sufficiente per evitare l'affondo del grande magazzino. Adelaide cerca di spingere Umberto a far pace con la figlia Marta. Anticipazioni. Salviamo il Paradiso delle Signore. Puntata venerdì 28 dicembre, il magazzino si avvicina sempre di più al fallimento. Per salvarlo, le Veneri sono disposte ad offrire i loro stipendi, ma la somma non è sufficiente. La cognata di Umberto si mostra apprensiva nei confronti del nipote Riccardo. Nel frattempo, il signor Guarnieri si reca al paradiso gongolando per il suo piano riuscito. Dall'altra parte, Luca Spinelli ha appena concluso la vendita del quadro a Marta e Vittorio Conti. Il Paradiso delle Signore è fuori pericolo?